prima di tutto questa città è meravigliosa, Tropea in Calabria, veramente la città uno dei più conosciuti anche in tutto il mondo. Bisogna andare a cercare il meglio che c'è in giro per l'Italia. Se vengo a prendere la cipolla vengo a Tropea, e se voglio prendere le patate vado a Dovezzano e le zucche vado a Ferrara. Quindi chilometro Italia, non chilometro zero. Questa esperienza ha una rilevanza molto importante per Tropea, ma anche per noi chef calabresi all'estero. Come dicevo prima in un'intervista, la cipolla di Tropea, la cucina calabrese, i prodotti calabresi sono ancora in via di scoperta, quindi la Calabria per noi è un terreno vergine. Confermando a tutte in ogni manifestazione che la mia è una terra di grandi opportunità. Quando io sento dire che la Calabria è una delle regioni più povere d'Italia, d'Europa, non ci sto. La Tropea Experience è stata per me qualcosa di davvero emozionante. Mi ha dato la possibilità di scoprire un borgo meraviglioso, il borgo della città di Tropea, e di unire la bellezza del territorio al prodotto straordinario che è la cipolla rossa di Tropea, Calabria e GP. La Tropea Experience cosa è stato poi? Un viaggio alla scoperta di uno dei prodotti principi di Tropea, che è la cipolla, un prodotto eccellente che è stato valorizzato all'ennesima potenza in tantissime modi. Perché? Allora poi dipende come ti può piacere, se ti piace il profumo della cipolla che sta sotto nella fresella, oppure la cipolla di Tropea. Cipolla rossa di Tropea IGP. Calabria, mangiate la cipolla tutti i giorni che fa bene alla salute. Grazie a Tropea Experience ho visitato Tropea, ho capito un sacco di cose, ho capito perché sta cipolla è così buona. Quel mare, quel posto, quel borgo, uno dei borghi più belli d'Italia. Grazie a Tropea e grazie alla cipolla Tropea. Quest'anno a Tropea si è svolta la Tropea Experience, dove ha visto insieme a me una serie di colleghi interpretare la cipolla rossa di Tropea nella nostra professione. Tropea Experience non è soltanto un evento ludico, ma un'iniziativa a sostegno di chi in questo momento ha sicuramente vive un momento di grande difficoltà come i rifugiati dell'Ucraina. Abbiamo voluto fortemente, con la volontà dell'amministrazione comunale e del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria GP, di organizzare un evento dove coinvolgere i più importanti chef internazionali e attraverso la loro disponibilità prevedere una raccolta fondi che potesse in qualche modo finanziare e sostenere un progetto dell'UNICEF. Oggi la cipolla rossa di Tropea Calabria GP è un'esperienza e proprio per questo abbiamo realizzato la Tropea Experience, Festival della Cipolla Rossa di Tropea Calabria GP. È stata una 3 giorni intensa, importante, che si è svolta a Tropea. E c'è stata la partecipazione di grandi chef nazionali e internazionali ed è stato un nuovo modo di concepire il prodotto, di concepire dei piatti realizzati a base di cipolla.